analizzare le problematiche in materia di sostenibilità ambientale sotto la prospettiva della tutela dei diritti fondamentali, ma in realtà non semplicemente pensando ad una quarta, terza, quarta, quinta generazione di diritti fondamentali, ma di rileggere quali sono i diritti fondamentali che già nella terza generazione riguardano l'ambiente e il rapporto dell'uomo con lo stesso, ma invece di rileggere appunto gli stessi, di rileggere tutti i diritti fondamentali nell'ottica della sostenibilità e della relazione con le generazioni future. Per far questo, ovviamente, ci sono una serie di attività all'interno di questo progetto e mi fa piacere che tutti i partecipanti di questo seminario in fondo ne siano parte. Tra questi c'è quello di valutare quali sono le caratteristiche e quali sono gli ambiti principali di afferenza di questi diritti fondamentali, la salute, il diritto all'alimentazione, anche la fertilità, nel rapporto appunto con l'ambiente, per verificare, partendo dal concreto, quali sono poi le tutele effettive al di là della, diciamo, ampia e purtroppo alcune volte vuota nomenclatura dei diritti. Per far ciò non possiamo che far riferimento ad un rapporto con altre discipline e in particolare quindi l'interdisciplinarietà che è stata presente già nel secondo incontro in cui c'è stato l'intervento appunto di un dottore in medicina, quindi di un andro-urologo che ci ha parlato già di un modello che guarda agli impatti dell'inquinamento su determinate sfere della riproduttività umana. E adesso, oggi, ci fa molto piacere avere con noi la professoressa Luisella Battaglia, che è una filosofa morale. Ora, quando noi ci interroghiamo su quali siano gli impatti dei nostri comportamenti, ovviamente siamo nell'ambito della filosofia morale e di quello che è la qualificazione dell'agire umano. E quando questi comportamenti sono particolarmente importanti o non riescono ad essere ben intercettati o ben definiti dallo stesso diritto, e quindi abbiamo quelli che Dworkin chiamerebbe gli hard cases, dobbiamo per forza rivolgerci non soltanto al diritto, ma interrogare anche l'etica. E ancora di più, quando ci troviamo di fronte a cambiamenti epocali come questi che stiamo vivendo, è indispensabile per noi fare delle scelte consapevoli e per il legislatore fare delle scelte consapevoli che non possono che guardare nella prospettiva più ampia che appunto ci viene data anche dall'etica. E così ovviamente la scelta non poteva, per questa prospettiva, che cadere sulla professoressa Battaglia, che è componente, oltre ad essere nostra docente, cosa della quale ovviamente abbiamo molto piacere di averla avuta in molti eventi, e anche componente da tantissimi anni del Comitato Nazionale di Bioetica, che è un organo che ha funzione anche consultiva sul potere legislativo, tanto a rappresentare questo problema che prima raccontavo del rapporto tra il diritto, l'etica e soprattutto la bioetica. In questo caso, la professoressa Battaglia ovviamente insegna, abbiamo il piacere che insegna da noi, ma insegna anche presso l'Università degli Studi di Genova, è componente del Comitato Nazionale di Bioetica e poi ha ovviamente una serie di attività accademiche che vanno appunto da attività all'interno del dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Genova, dirige un corso di perfezionamento proprio con riguardo alla tutela degli animali, ma alla funzione che gli animali possono avere nel rapporto con l'uomo, appunto nella cosiddetta pet therapy. Dal punto di vista scientifico, ovviamente non avrei il tempo di raccontare il percorso scientifico della professoressa, però proprio a giustificare e soprattutto a fornire il contesto a quello che ci dirà, ha una grandissima esperienza e produttività scientifica nell'ambito del settore dell'ambiente, della tutela degli animali e poi della tutela della donna, anche nell'ottica di un empowerment femminile. E qui abbiamo tantissime opere quali
ne cito soltanto alcune, all'origine dell'etica ambientale del 2002, un'etica per il mondo vivente del 2011, diritti degli animali e bioetica a partire già dal 92 e a chiudere, insomma, in questo percorso veramente succinto, un'opera che già ci diceva molto, ancora del 92, non cito poi quelle più recenti che arrivano appunto fino agli anni, fino a di recente agli anni 2000, dal titolo Donne e Natura, considerazioni sull'ecofemminismo, appunto per i tipi della La Terza già nel 1992. Io penso di aver sottratto fin troppo tempo alla professoressa Battaglia, che invece sono desiderosa di ascoltare ancora una volta e quindi le lascio la parola. Grazie molte. Allora, sono molto felice di essere qui e parlare di un argomento che, come avete immaginato, penso mi sta particolarmente a cuore, la bioetica. E allora vorrei proprio partire da una definizione di bioetica che probabilmente vi sorprenderà, perché nella visione che io sostengo, la bioetica è un campo di indagine che ha un'origine molto più antica di quello che abitualmente si pensa. Convenzionalmente la bioetica viene fatta nascere nel 1971 con la pubblicazione di un testo di Van Potter che si chiama Bioetica, un ponte per il futuro. È un testo importante. Van Potter è un medico oncologo che si rende conto che l'inquinamento ormai è diventato una questione assolutamente urgente per l'umanità intera ed è necessario per dare una risposta a quella che già allora si presentava come un'emergenza e che oggi è quella catastrofe che noi stiamo vivendo, si rende conto che è necessario una nuova disciplina che lui chiama bioetica, che nasce dall'incontro, come dice la parola, tra le discipline biologiche, le scienze vere e proprie e le discipline umanistiche. Bioetica, nella sua visione, dovrebbe scaturire dall'incontro delle due culture. Ah, in quegli anni era anche importante questo tema. Ci sono libri come quelli di Snow, Le due culture. Perché? Perché si pensava, io sono assolutamente convinta che questo sia un percorso molto fertile, che scienziati e umanisti dovessero dialogare. Perché tutti abbiamo da imparare, noi umanisti abbiamo da apprendere moltissimo dalle conoscenze di natura scientifica perché possono farci capire molto meglio qual è la nostra posizione nel mondo. E d'altra parte anche gli scienziati occorre che riflettano su quello che è il significato, l'impatto della loro disciplina, delle loro scienze, soprattutto pensando al destino dell'umanità, ma anche al destino del pianeta. Quindi gli scienziati sono chiamati anche loro ad una idea di responsabilità. Il tema dell'etica è già emerso nella presentazione che la professoressa ha fatto e quindi emergerà molto anche nella mia esposizione. Allora, io vi dicevo, questo testo di Van Potter, 1971, Bioetica, Ponte per il futuro, Bridge to the Future, già vi indica che la bioetica vuol guardare. Allora si diceva guardare al 2000, ecco, perché pareva che il 2000 sarebbe stato veramente un punto di svolta. E il titolo è significativo anche il sottotitolo, Scienza della sopravvivenza dell'uomo nell'ecosistema. Ecco, qui scienza naturalmente lo dobbiamo intendere nel senso non tecnico del termine, diciamo sapere, è un sapere che dovrebbe garantire all'uomo la sopravvivenza, quindi anch'esso è un sapere che deve essere nutrito di valori, valori che diano all'uomo il senso del suo essere nel mondo e che soprattutto gli diano il senso del suo impegno perché l'umanità possa sopravvivere. Ma vedete, è molto interessante, scienza della sopravvivenza dell'uomo nell'ecosistema, parlare di ecosistema e quindi la comunità di vita della Terra.
da parte di un medico, oggi è quasi scontato, ma in quegli anni non era così scontato. Perché? Perché Potter è tra i primi che si rende conto che la salute dell'uomo è fortemente legata a quella dell'ambiente. Sono inscindibili, oggi noi lo sappiamo, possiamo dire che alla luce della pandemia è talmente evidente che il nostro destino è legato a quello dell'ambiente, degli animali, lo spillover, no? Il famoso salto di specie da cui l'epidemia, la pandemia si originerebbe, evidentemente sottolinea come c'è un intreccio dei nostri destini, e non a caso si parla di One Health, di un'unica salute. Ma tutto questo va bene, però io volevo invitarvi a fare un passo indietro ancora, perché la bioetica in realtà nasce prima e nasce nel lontano 1927, quindi la bioetica ha quasi un secolo, oggi siamo nel 22. Nasce, però ripeto, questa è una notizia che non è così largamente diffusa, perché prevale nella vulgata che la bioetica nasca negli anni 70. E nel 1927 il primo che coniò il termine bioetica come etica del bios, quindi con la piena consapevolezza che l'etica si deve occupare dell'intero mondo vivente, è un filosofo tedesco, pastore luterano e anche psicologo della vita vegetale. Pensate, che cosa interessante. Oggi siamo molto attenti alla neurobiologia, pensate agli studi di Mancuso, bellissimi, sulle piante. Ecco, diciamo che il pioniere, colui che ha inventato la bioetica, aveva già questa sensibilità così spiccata, l'attenzione allo stesso mondo vegetale, l'idea che l'uomo, l'umanità, dovesse ormai prendere atto che l'etica del futuro, l'etica a cui guardare, non poteva più essere quella semplicemente destinata all'uomo, ma doveva essere destinata a tutte le creature, a tutti, compresi anche quelli che noi chiamiamo gli enti di natura. E perché? Perché bioetica, ecco, la sua idea era proprio etica del bios, dell'intero mondo. E c'è una bella, direi, definizione, ma più che definizione, diciamo un imperativo, potremmo dire l'imperativo bioetico, come viene, tanto scusate, mi ero dimenticata di dirvi il nome, Fritz Jahr, vi faccio lo spelling, Fritz Fritz, ovviamente, Jahr con l'I lungo, è un J-A-H-R, lo troverete comunque, non è che sia molto citato Fritz Jahr, perché in genere c'è, come possiamo dire, un oblio delle origini, che poi si spiegherà anche col fatto del nazismo, ecco, diciamo questa intuizione così straordinariamente aperta viene poi soffocata dagli eventi storici, e quindi questa intuizione precursrice di Fritz Jahr resta, per così dire, sepolta, per poi emergere, ecco, negli anni 70, grazie all'opera di Van Potter, che peraltro non lo nomina, pur conoscendolo. Allora, l'imperativo, possiamo dire, l'imperativo bioetico che enuncia Fritz Jahr è il seguente: tratta nella misura del possibile ogni essere vivente sempre anche come fine, mai solo come mezzo. Lo ripeto perché vale la pena proprio di sottolineare il valore di ogni parola. Tratta nella misura del possibile ogni essere vivente sempre anche come fine, mai solo come mezzo. Cosa possiamo dire? La prima impressione che noi possiamo ricavare da questo imperativo, diciamo un'etica cosmica, beh, è tanto che chiarieggia molto l'imperativo kantiano, perché l'imperativo kantiano è però riferito nella visione di Kant all'umanità intera, era, come vi ricorderete, quello di trattare ogni essere umano, ogni persona, sempre anche come fine e mai solo come mezzo. Anche questo che noi spesso omettiamo, anche e non solo, era già presente nell'imperativo di Kant, perché si rendeva conto Kant che c'è sempre inevitabilmente nel nostro trattare anche il prossimo umano
un elemento sia pure velato, no? di strumentalità. Io adesso adopero il termine strumentalità in un senso molto ampio, non dovete intenderlo come un trattare l'altro come uno strumento, ma anche semplicemente ricavare piacere dalla sua presenza, quindi può essere un piacere di vario tipo, che però, ecco, dal punto di vista di un'etica rigoristica come quella kantiana, dovrebbe essere tenuto un po', diciamo, sotto controllo, nel senso che ogni persona umana ha un valore in sé per sé, indipendentemente da quelli che sono le sue capacità, le sue qualità, la sua bellezza, la sua intelligenza, eccetera. Ciascuno di noi ha un valore, deve avere un valore di fine, un valore intrinseco. Allora qui vedete, ritornando a Fritz Jahr estende questo imperativo kantiano estremamente esigente a tutti i viventi, però con una clausola importante, se possibile. Perché certo, è evidente che per la nostra vita non sarà possibile sempre comunque trattare gli altri esseri viventi come fini, è chiaro che ci sarebbe impedita la stessa sopravvivenza, ma quello a cui Jahr invita è di prendere in seria considerazione il valore di ogni essere vivente. Cioè, consideralo nella misura del possibile sempre anche come fine. Il che vuol dire che ogni essere vivente, animale, piante, eccetera, ha un valore in sé. E questo naturalmente non è che ti impedisca in senso assoluto di usarlo, di servirtene, ma devi pensare di farlo sempre con quell'attenzione, quel rispetto, chiedendoti: è proprio necessario che io me ne serva? È proprio necessario il sacrificio che io impongo? E cose, domande che mi sembrano estremamente ragionevoli, estremamente legittime, che io penso ciascuno di noi si dovrebbe porre. È vero che noi siamo abituati ad uno spreco assoluto di quelli che sono gli enti della natura, eccetera, però io ho l'impressione davvero che questo imperativo ci richiami ad un profondo rispetto per la vita. In qualche modo già arieggia un'idea molto bella di un grandissimo filosofo del Novecento che voi conoscerete, Albert Schweitzer, la sua etica del rispetto per la vita. Anche Schweitzer chiedeva il rispetto per ogni essere vivente, pur avendo, lui era un medico, quindi potete immaginare che i sacrifici ne avrà inevitabilmente fatti anche lui di alcuni esseri viventi, però ecco, sempre di chiederci: è veramente indispensabile quello che io faccio, il sacrificio che io chiedo, che io impongo. Ora, io vi prego di interrompermi, in qualunque momento mi fa molto piacere che voi interagiate con me, come vedete io non ho... Sì, prego. Sì. Fritz Jahr. Sì. Beh, certamente. Sì. Ci ho scritto anche parecchio su Hans Jonas. Sì. No, ci arriveremo. Hans Jonas, a parte che uno dei massimi protagonisti del dibattito bioetico, uno dei grandi filosofi del Novecento, è per me un punto di riferimento. Quando noi parliamo di il principio responsabilità, un'etica per la civiltà tecnologica, che è la sua opera fondamentale, è chiaro che noi pensiamo a lui come veramente a un punto di riferimento. Perché? Perché, e io anzi la ringrazio di questo intervento, perché lei ha colto molto bene. Hans Jonas è come se, pur non citando Jahr, probabilmente, non so, adesso presumo, non conoscendolo, fa qualcosa che pochi filosofi del Novecento hanno fatto con la sua stessa forza e intenzione. Cioè lui, in quest'opera celebre, Il principio responsabilità, lui dice che la nostra etica nel Novecento ha subito una profonda modificazione, un'alterazione assoluta, nel senso che il grande potere della tecnologia,
fatto sì che noi diventassimo, e dovremmo per meglio dire diventare, responsabili dell'uso della tecnologia. Cioè è il potere che ci dovrebbe rendere responsabili. Tanto più potere hai, tanto più responsabilità dovresti avere. Il che mi sembra di una ragionevolezza assoluta, anche se, ahimè, è spesso contraddetto, perché noi vediamo che molto spesso chi ha potere è anche irresponsabile. Quello che, proprio avvalendosi del suo potere, quello che invece Jonas invita a ci invita a riflettere è che è proprio questa accelerazione di un potere che, certamente uno può dire, ma la tecnologia contemporanea è figlia di quella tecnica. Jonas era d'accordo solo in parte, perché certamente c'è un legame di filiazione tra la tecne e... Però, a suo avviso, c'è anche un salto di qualità formidabile, che è proprio la dilatazione che la tecnologia ha avuto, l'estremo, la promozione fortissima, lo sviluppo incontenibile della tecnologia, che anche dal punto di vista non solo quantitativo, ma qualitativo, ha un effetto sul nostro agire, anche sul nostro modo di guardare il mondo, su quello che noi ci attendiamo. A suo avviso, noi siamo sempre più, e questo direi che è una sua visione, previsione, che possiamo constatare, anche vittime, prigioniere della tecnologia. La tecnologia certamente ci ha dato delle possibilità straordinariamente importanti, però c'è anche quello da cui lui mette in guardia, cioè il cosiddetto imperativo tecnologico. Cosa significa? In parole povere significa che noi spesso tendiamo a pensare che ciò che la tecnologia promette noi lo dobbiamo fare. Perché se la tecnologia ci consente di realizzare i sogni impossibili, lui parla delle utopie che si realizzano, e le utopie dei personaggi del passato, pensa in particolare ad esempio anche a Bacone, adesso piccola parentesi, un'opera celeberrima di Bacone, La Nuova Atlantide. Se noi la leggiamo come dovremmo con gli occhi di oggi, scopriremo che questa utopia non fa altro quasi che disegnare ai nostri occhi quello che è un laboratorio di biotecnologie contemporaneo. È come se Bacone nel 600 avesse intuito quello che noi uomini del futuro avremmo progettato, augurandosi che questo sarebbe potuto avvenire, perché nella casa di Salomone, dove questo è ambientato, i progetti che vengono concepiti sono di un'audacia estrema, e cioè ad esempio l'incrocio di specie che la natura non prevede. Oggi noi ipotizziamo, in qualche modo potremmo anche realizzare capre, cioè pesci, capre, cioè... Ora, nella visione baconiana, tutto questo non soltanto è legittimo, ma è auspicabile, perché realizza il cosiddetto regnum hominis, cioè il regno dell'uomo. E allora, ecco, vedete che questa idea che l'uomo abbia questo potere sulla natura, potere che nella visione di Bacone gli è stato conferito da Dio, la classica lettura delle pagine del Genesi, l'uomo che ha la sua signoria sul creato, e secondo la visione di Bacone questo diritto è stato perduto dall'uomo in seguito al peccato originale, in seguito alla caduta, cioè alla caduta e quindi alla cacciata dall'Eden, l'uomo è in grado di recuperarlo attraverso la scienza. Quindi Bacone dà una straordinaria importanza alla scienza e anche alla tecnica. Sapere e potere, questa è la sua celebre formula, per cui l'uomo non deve dire rinuncio. Anzi, l'uomo deve dire no, potenzio. Perché? Perché la scienza è un'arma che io ho a disposizione, che io quindi non devo indietreggiare. Tutto quello che io posso fare, in qualche modo lo devo fare. Adesso non è che io voglia incolpare Bacone dell'imperativo tecnologico, però dico che effettivamente nelle sue pagine è un certo presagio di quello che poi sarebbe avvenuto in noi uomini e donne del Novecento già c'è. Ecco, io vedo già in lui questa prefigurazione. E quello che poi Jonas sottolinea, che in effetti poi la tecnologia, con il suo sviluppo tumultuoso, travolgente, eccetera, ha fatto sì che noi diventassimo
Sì, i padroni, ma anche in qualche modo rischiassimo di diventare gli schiavi della tecnologia. Un altro autore molto importante, diciamo un po' di questo filone pessimistico, è Anders, Gustav Anders. Anders nell'Uomo antiquato, direi in una visione ancora più fortemente pessimistica di quella di Jonas, che è già fortemente pessimistica, beh, dice che l'uomo è antiquato in che senso? Antiquato rispetto al potere che ha, perché l'uomo non è più Homo faber, come noi ricordiamo, no? L'uomo di... ma è Homo creator, cioè l'uomo che crea. E quindi questo è un potere smisurato a cui l'uomo non è assolutamente preparato e di cui Anders teme sarà vittima. Quindi allora, diciamo che, come lei ha giustamente fatto, sottolineato, anticipato, questa visione ci invita a considerare che il rapporto con la tecnologia è estremamente problematico e complesso e noi dovremmo, nella visione di Jonas, lo possiamo già anticipare, io non prevedevo di parlarne oggi, ma sono felicissima di farlo, Jonas ci invita ad adottare un atteggiamento di paura, paura nei confronti della tecnologia. Ora, è molto interessante questo perché, la paura è sempre stata... No, diciamo meglio, convenzionalmente non viene considerata una virtù o un'attitudine particolarmente positiva, ma nell'era tecnologica, in particolare nella visione di Jonas, la paura diventa una virtù. Perché? Perché è il richiamo ai pericoli a cui noi andiamo incontro, ma soprattutto, ecco, le generazioni future. Perché quei pericoli che noi, ahimè, potremmo subire sulla nostra pelle, saranno le generazioni future, chi ancora non c'è, a doverne subire le conseguenze. Ed ecco allora la messa in guardia da parte di Jonas di tutto quello che noi potremo fare alle generazioni future, una volta che, ubriachi così, del nostro potere, potremo fare delle scelte, come voi potete immaginare, sia dal punto di vista dell'ingegneria genetica, sia anche dal punto di vista delle politiche energetiche, perché è evidente tutto quello che noi scegliamo oggi per un futuro lontano. Ricordiamoci che le generazioni future, questo è un punto molto importante da sottolineare, non sono semplicemente le generazioni prossime, quelle i nostri figli e nipoti che noi in qualche modo conosceremo, ma sono le generazioni che noi non incontreremo mai. Quindi coloro che vivranno sulla Terra centinaia di anni dopo la nostra scomparsa. Ora, qui io adesso allora arrivo più rapidamente all'argomento che era oggetto anche del nostro discorso. È molto intrigante il discorso delle generazioni future, perché potete immaginare il dibattito che è sorto intorno tanto alla identificazione di queste generazioni, ma intanto una delle prime domande potrebbe essere: ma perché noi dobbiamo riconoscerci dei doveri? Queste generazioni future ancora non esistono, potrebbero anche non esistere, e poi di fatto si potrebbe anche dire ogni generazione si è preoccupata della prossima e noi potremmo anche fare la stessa cosa. Ciascuno si ho. Vedo che qualcuno fa cenni di assenso. Non so se questo argomento la convince o c'è qualcosa che... In che senso? Sì. Ecco, appunto, giustamente, lei giustamente sottolinea che non regge molto questa analogia, però diciamo che il buon senso potrebbe farci dire questo, no? In fondo ogni generazione si è preoccupata di quella successiva, perché io dovrei preoccupare. Ma allora, scusa, la risposta di Jonas è molto diretta, se il potere è la tecnologia. Cioè, la tecnologia ci dà un potere che travalica largamente quello che era il rapporto tradizionale, consueto tra le generazioni. Noi oggi siamo in grado di intervenire sul numero, la qualità della vita e la stessa identità e vita e sopravvivenza delle generazioni future. Potremmo anche impedirla. Adesso la catastrofe nucleare, ahimè, è diventato uno degli argomenti all'ordine del giorno. E
è presente negli scritti di Jonas, ma è molto più presente il discorso dell'emergenza ambientale, perché è proprio lì che Jonas ci richiama moltissimo, cioè che in realtà noi nei confronti della natura abbiamo, adesso scusate che sto un pochino tornando indietro e poi riprenderemo il discorso delle generazioni, anticipiamo un attimo quello che è un tema importante della bioetica ambientale, cioè il nostro rapporto con la natura. E secondo Jonas il nostro rapporto con la natura tradizionalmente nei termini della filosofia occidentale si può qualificare con un termine che è largamente noto e che noi usiamo, che è l'antropocentrismo, no? Ecco, quando diciamo antropocentrismo intendiamo una visione del mondo che pone l'uomo al centro e lo identifica come il signore, il dominatore. Poi ci sono varie versioni dell'antropocentrismo, l'antropocentrismo forte, debole, ma comunque diciamo che l'antropocentrismo in generale è un'ideologia che assegna all'uomo un assoluto primato su quello che è il mondo della natura, e che lo autorizza anche, direi che Bacone in questo esemplare, lo autorizza anche a servirsi di questo mondo, perché questo mondo, il mondo della natura e l'ambiente, è a sua disposizione, quindi non ha un valore. Ecco, qui arriviamo. Non ha un valore in sé questo mondo, è un bene a disposizione, un bene che ha parecchie valenze di tipo economico, cioè comunque qualcosa. Anche qui Cartesio qualcosa ci dice, res extensa, res cogitans, quel dualismo qualcosa ci dice, no? La natura e gli animali sono res extensa, noi siamo res cogitans, sostanza pensante. E allora voi vedete, per essere brevi e più stringati, chiaramente tutto questo non può che condurre. Se ci sono delle osservazioni, non preoccupatevi di... Sì, io l'ho citata velocemente perché è una di quelle cose che ci si ricorda dei tempi del liceo. E comunque no, c'è questa visione fortemente dualistica che ora chiaramente viene rivisitata alla luce sia della ecologia che dell'etologia. Ecologia nel senso che chiaramente non si può immaginare che la natura sia una cosa inerte, una materia. Noi sappiamo che la natura è un organismo vivente, quindi il nostro ambiente è l'ipotesi Gaia, l'ecologia ce lo dimostra, che il mondo in cui noi viviamo è un ente che vive e quindi la cui vita noi dobbiamo considerare con attenzione e possibilmente anche con rispetto. Etologia, la scienza del comportamento animale, a sua volta contraddice palesemente la visione di Cartesio. Gli animali non sono macchine. Voi sapete la visione meccanicistica di Cartesio che tanto produsse, no? In quella che poi la scienza sperimentale, la visione meccanicistica degli animali, cioè gli animali come macchine che emettono suoni ma che non provano né le sensazioni di piacere e di dolore. È una nostra superstizione, è una nostra fallacia attribuire loro sentimenti ed emozioni. In realtà no, è un nostro sguardo superstizioso da cui ora noi sappiamo che tutto questo non è vero. L'etologia, la scienza del comportamento animale, la neurofisiologia comparata, le neuroscienze oggi ci dimostrano che gli animali sono simili a noi in una maniera straordinaria, nel senso che hanno le nostre stesse emozioni, capacità cognitive estremamente complesse, menti, altre menti, perfettamente adeguate al loro ambiente, al tipo di vita. Chiusa la parentesi. Ecco, allora volevo dire, l'ideologia antropocentrica si nutre di queste fonti, capite? E allora, ritornando a Jonas ha ragione nel dire che l'etica a cui noi dobbiamo guardare deve superare questo tipo di barriere, cioè non possiamo più pensare all'etica nei termini antropocentrici. Perché? Perché la scienza, le scienze, ci dicono che la nostra descrizione del mondo, degli altri enti di natura, degli esseri viventi è palesemente inadeguata, dobbiamo aggiornarla e quindi dobbiamo anche conformemente, corrispondentemente preparare una nuova etica e un nuovo diritto.
Certo, perché poi le due cose sono strettamente legate. È chiaro che se io faccio la scoperta che il mondo a mia disposizione non è la materia inerte, ma è natura vivente, e che gli animali sono degli esseri che hanno, che sono capaci di provare piacere, dolore, eccetera, evidentemente la mia etica dovrà cambiare, un minimo di coerenza. Certo, io potrei continuare a dire no, no, ma io continuo, perfetto, nessuno te lo può imporre, però sappi che c'è qualche cosa che non funziona, perché c'è una tale asimmetria, no, tra le cose che tu sai, le tue conoscenze e il tuo comportamento, la tua condotta, che o diventi schizofrenico, insomma, dovrai in qualche modo trovare delle forme di compatibilità tra la tua tra le tue conoscenze e i tuoi codici di condotta, e questo naturalmente non può non avere anche dei riflessi sul piano delle leggi, perché non a caso le leggi di tutela dell'ambiente, che erano state anche richiamate, la terza generazione dei diritti, il diritto all'ambiente, il diritto dell'ambiente, di cui parleremo, sono proprio la traduzione sul piano giuridico di questa nuova consapevolezza, nuova sensibilità, ma direi anche di un nuovo ethos. Noi sentiamo adesso l'insufficienza di una morale che è ristretta, circoscritta all'ambito umano. Ecco, allora Jonas ha il merito di dire: la filosofia deve finalmente occuparsi della natura, non può ignorare la natura, non è un non ens. Ecco, e tra i primi, veramente, io questo glielo riconosco come grande merito, a porre all'attenzione dei filosofi, in particolare della filosofia morale, l'importanza, la crucialità del tema del rapporto con la natura. Ricordando, se voi leggerete, io mi auguro che lo leggerete, se non l'avete già letto, nelle prime pagine del Principio Responsabilità, Jonas riporta il coro celeberrimo dell'Antigone di Sofocle, in cui si celebra quello che è il potere dell'uomo sulla natura, l'uomo che con i mari, solca i mari con le navi, che dissoda la terra, che crea le città, eccetera. Ma ecco, tutto questo potere, dice Jonas, non scalfisce la natura. A quel tempo la natura non era scalfita dall'intervento umano, la natura era forte e la natura resisteva. Quindi l'uomo riconosceva che, nonostante il suo intervento, il suo impatto sulla natura, era comunque debole questo intervento, era comunque limitato. Perché? Perché la natura era molto più forte. Che cosa succede oggi e che cosa oggi ci dovrebbe indurre ad una presa di coscienza? È che la natura mostra la sua vulnerabilità. La natura può essere ferita e può essere gravemente ferita da noi. E guardate che il concetto di vulnerabilità è un concetto su cui in bioetica lavoriamo molto. E c'è una dichiarazione importante che si chiama la Dichiarazione di Barcellona, 1998. In questa dichiarazione, che è stata sottoscritta da 22 studiosi provenienti dalle discipline più diverse e che sono stati chiamati dalla comunità europea a dire quelli che erano i principi della bioetica e del biodiritto, io in questo libro ne parlo lungamente, ecco che nella Dichiarazione di Barcellona si parla della vulnerabilità come di una condizione che certamente riguarda alcuni soggetti nell'ambito umano particolarmente fragili, delicati, disabili, anziani, soggetti che per varie ragioni soffrono di una condizione di emarginazione, di debolezza. Però, e questo è il punto importante, si sottolinea che la vulnerabilità in realtà è una condizione strutturale dei viventi. Certo, quindi noi umani certamente dobbiamo riconoscere di essere vulnerabili, tutti, perché tutti lo siamo, lo saremo, lo siamo stati da piccoli, siamo stati vulnerabili, e se non avessimo avuto le cure parentali non avremmo certo, non saremmo potuti crescere, torneremo ad essere vulnerabili nell'estrema vecchiezza, ma anche durante la nostra vita noi potremo esserlo, perché lo sappiamo tutti, basta un momento di crisi, basta una malattia, una difficoltà, ed ecco che
scopriamo i vulnus, la nostra ferita, le nostre, la suscettibilità alla ferita. Allora, qui la cosa interessante nella dichiarazione di Barcellona è che questa idea di vulnerabilità viene estesa anche alla terra e agli altri viventi, e direi per la prima volta con estrema chiarezza e in una dichiarazione internazionale si dice che i principi della bioetica non devono riguardare soltanto la comunità umana, ma devono riguardare l'intero ecosistema, l'intero mondo dei viventi. E posso aggiungere che mi piace ricordare che i principi che vengono enunciati dalla Dichiarazione di Barcellona, oltre a quello di vulnerabilità, sono autonomia. Autonomia è uno dei principi fondamentali della bioetica. Diciamo che, se vogliamo restare nell'ambito della bioetica medica, è la svolta liberale della medicina, è il superamento del paternalismo medico, perché quando tu affermi l'autonomia della persona, non più paziente, il codice di deontologia medica già abolisce dal 1998 il termine paziente, che lo sente carico di una certa passività, ecco, persona, e beh, non fa anche qui che rispecchiare quello che era l'articolo 32 della nostra Costituzione: la salute è un diritto, e quindi in quanto diritto di cui noi possiamo e dovremmo disporre, anche rifiutando terapie che non riteniamo appropriate o che non riteniamo rispondano ai nostri valori, con tutto quello che ne consegue, eccetera. Beh, allora ecco, autonomia. Vulnerabilità, l'abbiamo detto, dignità, integrità. Guardate che anche il concetto di dignità esteso ai viventi è importantissimo. Possiamo parlare di dignità degli animali? Sì, possiamo parlare di dignità degli animali. Perché la dignità viene definita come una condizione prossima, una condizione precisa, appropriata di ogni soggetto, di ogni soggetto. L'animale è un soggetto, potete dire, ma non è un agente morale, è un paziente morale. Che differenza c'è? Ci avete mai pensato? Un soggetto morale può essere sia agente che paziente morale. Per farvi un esempio, nell'ambito della nostra stessa comunità umana esistono pazienti morali. Ad esempio, i bambini piccolissimi sono agenti morali, secondo voi? Lo diventeranno, ma un bambino, un neonato, eccetera, non è ancora un agente morale. Quindi, nella grande comunità umana, noi contempliamo la possibilità di queste due condizioni. I pazienti morali sono, ad esempio, bambini molto piccoli, che poi acquisiranno, come lei dice, queste capacità e competenze che faranno di loro degli agenti morali. Ma anche all'altro estremo della vita, l'agente morale può decadere, diventare paziente morale una volta, ad esempio, che perde delle sue capacità cognitive, e anche nel corso della vita. E poi ci sono persone che non diventeranno mai cerebrolesi, okay. Allora, dove collocarli? Chi sono? Sono soggetti, a tutto a pieno titolo, soggetti morali, anzi aggiungerei ancora più importanti dal punto di vista, perché sono bisognosi di cura, di tutela, e i loro diritti devono essere riconosciuti, difesi, affermati, dobbiamo prendercene cura. Allora, perché dico questo? Per farvi riflettere come, ecco, nell'ambito della comunità umana, l'essere pazienti e soggetti morali, pazienti e agenti morali, è una delle qualifiche consuete. Noi siamo in questo momento qui presenti, siamo sia agenti che pazienti morali. Poi ci sono alcuni che sono solo pazienti, ecco, e la gente comunque in genere è anche paziente, la gente. Allora, ritornando al discorso da cui eravamo partiti, gli animali sono certamente pazienti morali, non sono agenti morali, anche se, ma questo è un capitolo molto affascinante che però qui non ho il tempo di affrontare, ci sono degli studi interessanti nell'ambito dell'etologia cognitiva che parlano di un'etica. Penso ad esempio a studiosi come Mark Bakoff, che Giustizia selvaggia, o lo stesso Franz De Waal,
che pensano ad un'etica degli animali. E niente, sono degli studi che io ritengo di grandissimo interesse. Ora come ora non mi sentirei di addentrarmi più di tanto in questo. È un'ipotesi affascinante. Quello che noi possiamo dire è che certamente noi gli animali dobbiamo ritenerli pazienti morali, il che significa che noi dobbiamo riconoscere nei loro confronti dei doveri, doveri di tipo diretto. Cosa significa? Significa che c'è un'altra distinzione importante da introdurre tra il dovere indiretto e il dovere diretto. Anche qua io dedico un intero capitolo a questo, perché nell'ambito del pensiero filosofico il tema del rapporto con gli animali è estremamente affascinante e complesso. Vi sono alcuni autori, abbiamo citato prima Cartesio, che negano l'esistenza di doveri di qualunque tipo nei confronti degli animali. Se l'animale è una macchina, sarebbe quantomeno singolare che io mi riconoscesse un dovere morale nei confronti di una mia autovettura, perché cigola, la porto dal tecnico, dal meccanico. E questa, diciamo, è una posizione estrema, il meccanicismo cartesiano. Una posizione più praticata è quella che noi troviamo, ad esempio, in Tommaso d'Aquino e in Kant, che abbiamo già menzionato, e cioè autori che non negano in alcun modo che gli animali siano capaci di soffrire, ma dicono non sono comunque il nostro prossimo, non sono il nostro prossimo. Quindi l'uomo non deve incrudelire verso gli animali, ma non perché riconosca in loro un soggetto degno di considerazione, ma semplicemente perché tradirebbe la sua umanità stessa. Questo è estremamente interessante come argomento, perché sia in Tommaso che in Kant si afferma quella che viene convenzionalmente denominata la tesi della crudeltà. Cioè l'uomo non deve essere crudele verso gli animali perché tradirebbe se stesso, verrebbe meno appunto alla sua umanità. Quindi, per carità, uno può dire, beh, meglio tutto sommato, meglio così che negare che esistano doveri. Sì, però voi capite che questo non è, oggi lo diciamo, palesemente insufficiente. Il dovere indiretto è sempre un dovere che di fatto tutela l'uomo. Ed è quello che poi, ecco, per pensare poi al discorso sul piano giuridico, per vedere poi come questa visione, un riflesso sul piano giuridico lo ebbe, è uno degli articoli che punivano nel passato la crudeltà contro gli animali, se voi lo leggete attentamente, è in realtà un articolo che tutela l'uomo, perché si vuole evitare all'uomo lo spettacolo della crudeltà, che potrebbe impressionarlo, destare in lui ribrezzo. Io vi confesso che quando ho sentito la parola ribrezzo ho provato veramente un sentimento di profonda vergogna. Perché ribrezzo nei confronti della sofferenza di un essere vivente? Ma io, anziché preoccuparmi della sua sofferenza, mi preoccupo del mio ribrezzo. Eppure, ecco, quell'articolo era proprio ispirato alla tutela del sentimento di noi umani, che non dovevamo essere offesi dallo spettacolo esibito della crudeltà verso gli animali. Molte cose sono cambiate, grazie al cielo, cioè si assiste ad un passaggio lento, ma direi inevitabile, dal dovere indiretto al dovere diretto. Allora, cosa significa dovere diretto? Beh, l'avete già intuito. Dovere diretto significa che io riconosco nell'animale un soggetto degno di considerazione. Perché? Lo riconosco perché ritengo che sia capace di quello che è l'elementarietà della senzienza, cioè capace di sentire piacere e dolore. Un ragionamento che poi riecheggia quello celeberrimo di Bentham, che nel 1789, Principi della morale e della legislazione, ripeto, un passo celeberrimo, cosa diceva? Beh, diceva che preconizzava in qualche modo che avremmo maturato nel tempo, maybe, forse, ci sarà un'epoca, un momento, in cui ci accorgeremo che la villosità della pelle o la terminazione dell'osso sacro non sono delle ragioni sufficienti per lasciare un essere senziente ai capricci di un torturatore.
E Bentham aggiungeva che nella nostra coscienza già era emersa l'idea che il colore della pelle non era una ragione sufficiente per assegnare un diverso destino ai nostri compagni umani. Affascinante, molto affascinante questa idea, perché vedete che qui viene instaurata poi un'analogia che sarà celeberrima, che diventerà nelle pagine di un grande filosofo contemporaneo, Peter Singer, Liberazione Animale 1975, l'analogia tra razzismo e specismo, discriminazione in base alla razza, discriminazione in base alla specie, e Singer aggiungeva anche sessismo, discriminazione in base al sesso. Le lotte di liberazione vanno sempre avanti. Abbiamo combattuto contro razzismo, sessismo, discriminazioni ingiustificate. La nuova frontiera è la specie, a suo avviso altrettanto ingiustificata. Ora, senza fare di Bentham un anticipatore letterale di questa idea, certamente nelle sue pagine quello che emerge è un'intuizione straordinaria, e cioè che è la capacità di soffrire quello che è decisivo. Il che viene poi detto nelle righe immediatamente successive, quando si dice, quando noi ci interroghiamo sugli animali, la domanda non è possono ragionare o possono parlare, che erano poi le classiche domande che guidavano le dispute metafisiche, no? Sulla capacità degli animali, il dialogo, il discorso, ma la capacità di soffrire. Can they suffer? Ecco, se io posso a questa domanda rispondere sì, possono soffrire? Sì, ecco, questo è il punto decisivo. Se io rispondo sì, ecco che quel soggetto senziente, è degno di considerazione. E qui, in base all'utilitarismo filosofico, che voi sapete, il suo principio fondamentale è quello che io dovrei, con le mie azioni, fare in modo che la qualità della vita del maggior numero di persone migliori e che quindi diminuisca la sofferenza e possibilmente aumenti l'utilità, e cioè la felicità, o se preferite il benessere, ecco che si comincia a estendere anche ad una cerchia più ampia, che è la cerchia di tutti gli esseri senzienti, umani e non umani. Ecco, vedete come l'importanza di questo orizzonte che si allarga. Allora, ecco, ritornando a Jonas, io, non è che Jonas, per carità, sia un filosofo animalista, okay? Io ho premuto un pochino l'acceleratore su questo per dirvi come in Jonas troviamo delle intuizioni precognitrici, in particolare il richiamo alla filosofia a riprendere in considerazione quello che è un rapporto non risolto col mondo della natura. Il mondo della natura è un mondo di cui noi siamo responsabili. E proprio perché questa natura ci rivela la sua vulnerabilità e la sua fragilità. Perché? Perché la tecnologia oggi ha un tale impatto sull'ambiente che noi dobbiamo prendere atto che non è più come ai tempi dei greci, la natura veramente è ferita, ci mostra il volto della bellezza mutilata. È un'immagine bellissima che troviamo in un altro filosofo che si chiama Michel Serres. Vi faccio lo Serres, filosofo francese che scrive il contratto naturale, parla di un contratto che l'uomo dovrebbe stipulare con la natura, Michel Serres. Ed è affascinante anche questo, perché è affascinante da tanti punti di vista, beh, tanto uno può dire, ma il contratto con la natura, da quando in qua la natura è una figura? Beh, certo, sì, la natura viene antropomorfizzata un po', ma nel senso che si intende dare alla natura una fisionomia, un'identità, proprio per sottolineare la nostra responsabilità. Per dire, noi dobbiamo uscire dalla guerra contro la natura, perché noi finora abbiamo guerreggiato contro la natura, l'abbiamo avvilita, l'abbiamo sfruttata. E adesso, come l'uomo, ecco, è uscito dallo stato di natura, contrattualismo, Locke, Hobbes, eccetera, per entrare nello stato civile. Ecco, adesso noi dovremmo fare la stessa cosa. Dobbiamo uscire dallo stato di natura
con la natura ed entrare nello stato civile con la natura, il che significa avere nei suoi confronti un comportamento civile. Cosa vuol dire? Un comportamento che non sia più ispirato allo sfruttamento, ma che sia ispirato, diciamo la parola chiave, alla cura, alla custodia. Cura è un termine che mi sta particolarmente a cuore e che caratterizza il mio approccio alla bioetica insieme ai diritti, il care. Cura è proprio nel senso della custodia. Prendersi cura significa adottare un atteggiamento di rispetto e di responsabilità nei confronti di un soggetto di cui noi riconosciamo la vulnerabilità. Ripeto, una vulnerabilità che ci accomuna e quindi noi anche abbiamo bisogno di cura. È molto interessante, non so se voi lo conoscete, il mito di cura, che è uno forse dei miti più belli del mondo greco. Volete che ve lo racconti? Allora, il mito, che poi vuol dire racconto, mythos, racconta della dea Cura che attraversa un fiume e che raccoglie pensosa del fango che poi comincia a manipolare fino a farne una figura. Ed è presa da un pensiero, e cioè il pensiero di dare vita, respiro, pneuma a questa figura. Però lei non è in grado di dare vita. E allora si rivolge a Giove e chiede a Giove di dare a questo essere che sta modellando il respiro, lo spirito. Giove acconsente, ma ad una condizione: vuole essere lui il signore di quell'essere che sta formandosi. E a questo punto però interviene anche un altro personaggio nel mito, che è la Terra. E la Terra dice, ma un momento, io ho fornito la materia, senza la quale questo nuovo essere non si sarebbe formato. E allora anch'io ho il diritto ad avere la signoria su questo essere, a dargli il nome. Ora, questo, ad esempio, piccola parentesi, è molto interessante perché per noi dare il nome è certo un momento significativo quando nasce un bambino, ma nel mondo antico era anche qualcosa di più, cioè dare il nome significava avere, esercitare una signoria. Non a caso quando Adamo dà il nome agli animali è proprio questo che fa, no? Ne diventa in qualche modo il signore. Allora, ritornando al mito, si crea un conflitto. Ci sono tre protagonisti di questo conflitto che sono la dea Cura, Giove e la Terra. E non si sa come venirne a capo ed ecco allora ci si rivolge a Saturno, che è il decano degli dei, il quale Saturno pronuncia questo verdetto e dice: questo essere si chiamerà uomo perché deriva dall'humus, dalla terra. Tu, terra, avrai il corpo dell'uomo alla sua morte. E noi, in effetti, terra ritorna alla terra. Tu, Giove, il cielo, avrai la sua anima, lo spirito, alla sua morte, ecco il ritorno al cielo. Ma tu, Cura, avrai l'uomo durante la sua vita. Mito bellissimo che fa di noi i figli della dea Cura. Ora, se voi leggete le pagine di Heidegger in Essere e Tempo, l'interpretazione di questo mito ci illumina ulteriormente che cosa significa essere figli di Cura. Significa che l'uomo è proprio chiamato alla cura come sua vocazione fondamentale. E quindi noi, in quanto figli di Cura, ecco che dovremmo proprio nel nostro agire, nella vita, impegnarci nella cura, avere cura, prendersi cura e insieme oggetti e soggetti di cura, perché questo noi dobbiamo essere, anche prima un po' l'abbiamo detto, certamente oggetti di cura nei primissimi anni della nostra vita, perché senza cura noi non potremmo crescere e sopravvivere. E poi sempre oggetti di cura anche nell'arco della nostra vita, con vicende più o meno alterne a seconda dei nostri bisogni, ma insieme con soggetti di cura, nel senso che siamo in grado di dare cura. E questo è una parte assolutamente fondamentale della nostra vocazione umana, così dovremmo sentire. Quindi, per ritornare al discorso che facevo, il tema della cura, che riguarda anche
nella bioetica, come ho cercato di tratteggiarla, il nostro rapporto non solo con l'uomo, ma con l'intero mondo dei viventi, il prendersi cura dell'ambiente, il prendersi cura degli animali in quanto soggetti degni di considerazione, e beh, questo direi che è un punto fondamentale. Su questo anche Jonas insiste molto. E il tema della cura è in lui molto forte. Cura la chiama come apprensione per la sorte di un essere, apprensione. È una cura preoccupata, è una cura ansiosa. Ecco la paura. In lui la paura e la cura sono molto collegate. E qui adesso un po' ritorniamo al tema delle generazioni future. E noi dobbiamo gestire con molta attenzione il nostro potere, perché questo potere che tende a travalicare, e noi spesso obbediamo inconsapevolmente, superficialmente all'imperativo tecnologico che dice fai tutto quello che la tecnica ti consente di fare, ecco che noi invece dovremmo proprio interrogarci: ma quali sono le nostre responsabilità? A che cosa mi può portare l'impiego della tecnologia? Ad esempio nei confronti del prossimo qui presente, ma anche di quelli che noi non vedremo mai, ecco, le generazioni future. Ed ecco allora che Jonas dice: noi abbiamo una responsabilità cresciuta proprio perché queste generazioni future non sono qui presenti. Ed è il nostro potere, l'avevamo detto, decidere del loro destino. E allora è bene, nella sua visione, che noi, animati dalla paura, e allora qui dobbiamo ancora una volta dire che paura, perché l'avevo appena accennato, adesso lo voglio approfondire, la paura non è paura nel senso egoistico, è il sentimento che noi siamo abituati a considerare, no? Io ho paura per me. No, nelle pagine di Jonas la paura è altruistica, è la paura degli altri, è la paura di chi ancora non c'è, la paura di un destino che io gli posso assegnare, senza che il prossimo ne sia consapevole. Non può esserlo perché ancora non c'è, non è nato, io non posso decidere per lui. Io quindi lederei in anticipo i suoi diritti fondamentali decidendo per lui, soprattutto prendendo decisioni, attenzione, irreversibili. Perché questo è il punto, che il potere della tecnologia oggi, sia nel campo della genetica, sia nel campo anche delle decisioni ambientali, è un potere che produce delle conseguenze irreversibili. Pensate ad esempio sul piano dell'ingegneria genetica, ci sono due tipi di interventi, adesso io molto velocemente ve li riassumo. Un intervento cosiddetto sulla linea somatica, cioè un intervento ad esempio di correzione, semplifico molto, una terapia genica che vuole ad esempio correggere alcuni geni difettosi proprio per far sì che certe patologie non ci siano e quindi ha una funzione, diciamo, limitata, perché interviene su quel soggetto. E poi c'è un altro intervento che è sulla linea germinale, che invece interviene direttamente sul genoma, e questo produce un effetto anche per le generazioni che verranno irreversibile. Questo cosa significa? Che io, ad esempio, perché c'è un'ambivalenza interessante, che nei confronti di una patologia grave, se intervengo nel primo livello puramente terapeutico, risolvo il problema per quel soggetto. Ma se intervengo invece sulla linea germinale, lo risolvo anche per il futuro. E quindi in qualche modo potrei dire, ma in fondo, perché no? Io risolvo quel problema e quindi libero anche coloro che nasceranno da questo peso, da questa. Però, qual è il punto? Il punto è che sono veramente sicuro che tutto avverrà in questo modo. E qui la mia fiducia nella tecnologia diventa veramente assoluta, ed è questo da cui Jonas ci mette in guardia. Possiamo veramente presumere che le conseguenze andranno nel senso che noi indichiamo? Lui dice no. Dovremmo fermarci. Ecco, qui viene impiegato l'argomento che è molto tipico in bioetica del slippery slope, cioè della china scivolosa, che voi conoscerete, penso, no? Ovvero, dove andremo a finire? Se noi adottiamo un certo comportamento, che cosa ne potrà nascere? Che cosa potrà conseguire? Ecco, questo è un argomento importante nei cui confronti io però consiglio una certa diffidenza, perché è un argomento che prova troppo.
Nel senso che se tu questo argomento della china scivolosa lo accetti, è chiaro che ti interdici il primo passo. Perché da quel primo passo ne possono seguire ineluttabilmente tutti gli altri. È come se, immaginate, una sorta di pendio scivoloso, non potrai fermarti, hai iniziato. E allora che cosa Jonas consiglia? Non fare il primo passo, astieniti. Devi avere paura, perché non sai a che cosa le tue azioni ti potranno condurre. Jonas si rende conto che ci chiede una rinuncia molto forte, però ce la chiede in nome di un valore che lui ritiene assolutamente fondamentale. E quindi lui dice, reimpariamo la paura, come ripeto, è positiva e altruistica. Perché non riguarda tanto me, perché ormai io già ci sono nato e posso decidere, ma coloro che invece, non essendo al tavolo delle trattative ancora, non possono decidere. Quindi le generazioni future, e certo è un soggetto di una straordinaria interesse filosofico, direi, che ci pone moltissime sfide. Ed è anche interessante, prima vi sollecitavo con questo interrogativo un po' dettato dal buonsenso, ma in fondo perché dovremmo occuparci di queste generazioni lontane, quando sempre nella nostra storia ci siamo occupati delle generazioni vicine, siamo andati avanti così. Ripeto, come è stato detto da un vostro compagno, perché adesso c'è una situazione diversa, non è quella del passato, è il potere della tecnologia che ha molto alterato la nostra, e quindi la nostra responsabilità è molto più ampia. E a questo punto allora io effettivamente sono chiamato a riconoscermi dei doveri nei confronti delle generazioni future, o anche a riconoscere loro dei diritti, perché nell'ambito del dibattito bioetico queste due posizioni sono entrambe espresse. La prima l'abbiamo delineata, è quella di Jonas. Jonas riconosce che noi dovremmo ammettere dei doveri morali nei confronti delle generazioni future sulla base degli argomenti che abbiamo appena evidenziato, però vi sono degli autori come ad esempio Feinberg, faccio lo spelling, Feinberg, Feinberg, che parla di diritti morali delle generazioni future, il che è ancora più vincolante, perché significa che noi dobbiamo stare attenti a violare questi diritti. Anche qui la domanda potrebbe essere: ma come possiamo assegnare dei diritti a soggetti che ancora non sono presenti? E poi non sappiamo neanche se loro queste esigenze le avranno, il diritto ad esempio ad un ambiente sano. E la risposta non è troppo difficile: se i nostri discendenti apparteranno alla nostra specie, Homo sapiens sapiens, è intuibile che avranno i nostri stessi bisogni, e quindi il bisogno di avere una terra fertile, un'aria pulita, e anche possibilmente di poter godere della bellezza della natura intorno a noi. Non è difficile scrivere loro questi bisogni, quindi i loro diritti. Quindi vedete, è un dibattito che ci mostra come il nostro concetto di prossimo, grazie alla bioetica, sia molto cambiato. Ecco, io credo che potremmo forse, in una sintesi, dire che il nostro prossimo, grazie alla bioetica, è sempre più sganciato dall'idea di prossimità, che sembra quasi un gioco di parole. Mi spiego, prossimo non è più solo chi mi è vicino. In questo allargamento delle frontiere, il mio prossimo è anche colei che abita molto lontano da me spazialmente. Questa certo è un'idea che i filosofi ci avevano inculcato, io direi fin dall'antichità greca, l'idea di cosmopolis di cui parlano gli stoici, per poi arrivare a Kant, alla sua etica universalistica. Però il fatto che noi oggi ne abbiamo
direi drammaticamente, la consapevolezza, cioè che noi, il nostro prossimo, si estende al di là delle frontiere che sono le frontiere del mio Stato, le frontiere della nazione, ma è proprio è il pianeta, è un'etica planetaria quella a cui noi siamo chiamati. Beh, io credo che questo sia un dato, cioè che le frontiere spaziali noi le dobbiamo superare. Il concetto di prossimo va al di là delle frontiere spaziali. Perché, beh, pensate soltanto al tema dell'inquinamento, Chernobyl, voi siete troppo giovani per ricordarlo, ma oggi lo si rievoca, l'Ucraina, 1986, Chernobyl, la catastrofe che vi assicuro ci aveva atterrito tutti, allora non si aveva paura di tutto, questa nube radioattiva che invadeva il mondo intero e certo non c'erano le frontiere degli stati a fermarla. Tutti noi, umanità, abbiamo avuto la consapevolezza che dovevamo prendere delle decisioni di carattere diverso. Ecco, il Tribunale Internazionale dell'Ambiente nasce giusto in quegli anni, nasce come bisogno di dire che le nostre decisioni devono essere decisioni per un'umanità che deve affrontare un unico destino, ecco, una comunità di destino. Sono le catastrofi, ahimè, che ti danno l'idea di una comunità di destino, come noi adesso stiamo di nuovo verificando in questa tragedia che stiamo vivendo. Ecco, però ripeto, 1986, Chernobyl è stato un campanello d'allarme molto forte che ci ha fatto capire come il nostro prossimo si estendesse molto al di là delle frontiere, perché le frontiere non sono rassicuranti, te le crei tu, ma la frontiera non ti libera dalla nube radioattiva, quella va, segue tutto un suo percorso. Poi naturalmente tutto questo si può dire per quanto riguarda altri problemi, la fame nel mondo, gli stessi confini tra giustizia e carità sono ridisegnati, ma adesso non è il tempo di approfondire questo. Sul piano del tempo, ecco, il discorso delle generazioni future, già lo abbiamo detto, il mio prossimo non è più soltanto chi è prossimo temporalmente a me, coevo a me. Inevitabilmente il mio prossimo è anche chi è lontano nel tempo, io mi devo immaginare la sua esistenza perché è questo che io devo fare se voglio pensare in termini di responsabilità al suo destino. E la terza frontiera è la frontiera della specie. La frontiera della specie, che forse è la più difficile da valicare, è la frontiera di chi non ha il volto umano e che spesso questo volto noi non siamo in grado di riconoscerlo. Levinas scrive delle pagine bellissime sul volto dell'altro, che voi ricorderete, ma è ancora il volto umano a cui Levinas si riferisce. E certo le sue parole sono importanti, si risuonano nella nostra coscienza, perché quel volto mi interpella, non c'è bisogno di parole. Però ecco, Levinas non arriva a fare quel passo decisivo che io credo io siamo chiamati a compiere, che il volto dell'altro può avere delle fattezze che non ci assomigliano. Io voglio ricordarvi una bellissima pagina di un piccolo libro che si chiama Un po' di compassione, in cui Rosa Luxemburg parla di un incontro. Lei è in prigione, in esilio, in una terra lontana, e si trova alle prese con dei bufali che vengono scaricati da un camion. E uno di questi bufali, un giovane bufalo, è tutto sanguinante. E lei lo guarda e incrociando il suo sguardo, riconosce in lui un fratello, ma proprio testualmente. Tu sei, dice, come me, tu sei stato portato lontano dalla tua terra, anch'io. Tu sei prigioniero come me. E come me tu sei sottoposto ad una sofferenza di cui neanche sai, perché lei guarda negli occhi del bufalo, vede proprio come il dolore del bambino che piange, che non sa perché, si chiede perché gli si imponga tanta sofferenza. Bene, queste pagine sono straordinarie secondo me, perché ci fanno capire che le barriere della specie, l'empatia, la nostra capacità di empatia, è molto forte, il fatto che noi non la coltiviamo.
questa empatia, perché il noi è presente. Se voi leggete autori, ad esempio, ne cito uno per tutti, Hoffman, Spelling, Hoffman, e beh, gli studi di Hoffman, ad esempio sullo sviluppo empatia e sviluppo morale, beh, ci dicono molto sul fatto che a suo avviso c'è un fondamento biologico dell'empatia. Ma se questo fondamento non viene coltivato e non si sviluppa, rischia di estinguersi, di morire. Ed ecco allora che il compito dei genitori, della scuola, perché questi germi vengano, portino dei frutti, dei risultati. Ed è molto interessante quello che poi Hoffman dice, che poi l'empatia anche sulla giustizia ha un ruolo estremamente importante, perché l'empatia significa anche indignazione. Io mi indigno quando sento che la tua condizione di sofferenza non solo è intollerabile, ma è ingiustificata, che c'è un'oppressione, allora io devo combattere contro questa oppressione, contro questa ingiustizia. Ora dicevo appunto, ritornando al discorso della frontiera della specie, è difficile per noi perché tali sono gli stereotipi che sono stati elaborati nei millenni nei confronti del mondo animale, che è molto difficile per noi trovare, ritrovare lo sguardo e riconoscere nel volto dell'altro che è diverso dal nostro. Anche se vedrete che se voi avete poi la passione, la voglia di un po' di leggere la letteratura dell'animalismo filosofico, c'è sempre in qualche modo una nostra tendenza verso l'antropomorfizzazione, cioè la preferenza nei confronti degli animali che un po' ci assomigliano, ne cito uno per tutti. Il progetto Grande Scimmia, che è stato uno dei grandi progetti in cui hanno collaborato filosofi, etologi, eccetera, ecco, era un progetto che riguardava, cosa molto importante, le grandi scimmie. Cosa diceva? Beh, diceva in sostanza, noi dobbiamo attribuire dei diritti simili a quelli di noi umani alle grandi scimmie, perché condividono con noi il 98% della nostra genetica, dal punto di vista genetico, noi siamo fratelli, apparentati, eccetera. E quindi si chiedeva, ad esempio, che non dovessero subire torture, subire esperimenti, eccetera. Ora, molto bene, io vi confesso che la mia perplessità, pur condividendo le buonissime ragioni del progetto Grande Scimmia, era che sempre però si resta imprigionati in una visione che privilegia il volto che più ci assomiglia, perché le scimmie certamente sono i nostri fratelli e sorelle più prossimi, evocano molto la nostra fisionomia. Ma che dire ad esempio del polpo? Intelligentissimo, animale straordinario. Però non ci assomiglia. Noi continuiamo a mangiarlo, io sono vegetariana da tanti anni e vabbè, ma non faccio testo. Ma capite? Quindi, la balena, cioè animali di cui sappiamo la complessità mentale, che però non hanno il nostro volto e non evocano. È vero che anche qua poi si potrebbero dire tante cose, che quello delle scimmie è un ambiguo confine che insieme può portarci a forme di solidarietà e di parentela, ma anche di paura, perché tale è la vicinanza dei confini che noi potremmo anche in qualche modo ristabilirli, perché ci sembrano minacciosi. Però ecco, io vi invito un pochino a considerare che questa tendenza che noi abbiamo ad antropomorfizzare è molto forte in noi e dovremmo un po' resistere, cioè resistere all'idea che gli animali importanti o interessanti per noi siano quelli che siano più simili a noi. Non a caso adesso gli studi più recenti di etologia si dirigono anche agli animali invertebrati, si fanno degli studi molto interessanti sulla loro capacità di emozione. Pensate all'aragosta, ad esempio, il fatto che venga messa viva nell'acqua bollente, si dà per scontato che emozioni non ne provi, non è proprio così, non è proprio così. Ecco, per carità, sono delle sollecitazioni per la nostra, non sono io, credo di no, o forse sì. Vabbè, se volete lasciamolo suonare, no? Però ecco, qualche cosa, non dico che ci debba turbare oltremodo, ma essere una sollecitudine per la nostra coscienza. Voi vedete che la mia incapacità di agire, perché ero convinta di averlo chiuso in modo definitivo, e invece no, scusate, non l'avevo chiuso, però ci avevo provato, spegni, spegni in modo definitivo.
però mi sa che neanche stavolta è proprio definitivo. Comunque, io adesso credo di aver parlato in una maniera esagerata, esorbitando, ma tantissime cose naturalmente vorrei dirvi, ma non mi astengo. E ricordarvi, ecco, dato che ho parlato questo accenno inevitabile, direi fondamentale per voi, per i vostri studi che mi auguro proseguano nell'ambito della bioetica, del biodiritto e della biopolitica, ho parlato di imperativo tecnologico. Qual è l'idea che la bioetica introduce proprio questa volta come qualche cosa di molto importante che non dovremo mai dimenticare? E cioè contro l'imperativo tecnologico, ovvero che tutto quello che la tecnica ti rende possibile fare, tu fallo. Ecco, invece quello che la bioetica sottolinea, come se volete imperativo, è proprio questo, cioè non tutto ciò che è possibile è eticamente o giuridicamente lecito. Quindi io devo attentamente considerare, mettere in tensione e valutare attentamente la possibilità tecnica e la liceità etica, e poi ovviamente quella giuridica. Perché? Beh, perché non è assolutamente scontato, anzi, che ciò che la tecnica rende possibile sia anche dal punto di vista etico lecito. Qui si apre un campo smisurato che qui non ho neanche il tempo di lambire, però suggerirvi che al di là del discorso dell'ambiente, pensate soltanto sul piano delle nuove tecnologie riproduttive, che cosa questo può significare, cioè le nuove possibilità che la tecnologia ci apre, le nuove forme di genitorialità, le possibilità aperte che un tempo erano negate, perché un tempo era la natura e il destino che decideva chi di noi era genitore, poteva esserlo. Adesso la tecnologia ci mette in grado di sceglierlo, quindi dalla natura e dal destino siamo passati al tema della responsabilità, la scelta. Ora, è evidente che questo è un argomento straordinariamente rilevante, perché significa che noi dobbiamo effettivamente, qui Jonas è davvero, la sua lezione è importante, noi dobbiamo chiederci il senso del nostro agire. Cioè non è sufficiente dire questo è possibile e io lo faccio, e anche resistere all'idea che ogni nostro desiderio diventa un diritto. Anche questo è un po' una china a cui noi siamo inclinati, c'è una moltiplicazione enorme. Prima si parlava delle generazioni dei diritti, è un tema che mi sta molto a cuore, ma fateci caso, ogni desiderio tende a diventare diritto, e laddove invece questo desiderio deve essere interrogato, noi dovremmo, in quanto agenti razionali cosiddetti, perché forse, come è stato detto, è ancora una definizione prematura quella che noi siamo agenti razionali o soggetti dotati di logos, forse come dice Moren, homo sapiens oppure homo demens, ecco, un bel dubbio. E dire, ma un momento, che senso ha tutto questo? Cioè assecondare questo desiderio, utilizzare la tecnologia. Allora, che cosa vorrei dire? Finisco. Beh, che la ragione tecnologica è certamente una ragione importante, che però ha un limite gravissimo. La ragione, diciamo, tecnica è quella che mi dice: se tu hai un obiettivo, se tu hai un fine, io ti insegno come realizzarlo. Quindi la sua ha una funzione puramente strumentale. La ragione tecnica non si interroga sul valore dei fini, capite? Non è in grado di dirmi se quel fine che io ho in mente rappresenta un valore, tanto più un valore per me. È la ragione pratica di cui parlano i filosofi, Aristotele, che mi dice se il mio agire ha un senso. Quindi io ho bisogno, per rispondere a questa domanda, è lecito eticamente realizzare tutto ciò che è tecnicamente possibile, ho bisogno della ragione pratica, della ragione in senso forte proprio, perché la ragione tecnica si limita semplicemente a dirmi: se tu hai questo desiderio o hai in mente questo obiettivo, io ti insegno come realizzarlo. Ma elude, evade quello che è l'interrogativo più importante per noi, cioè il senso del nostro agire. Ecco, la bioetica ci richiama potentemente a questa interrogazione riguardo il senso.
e naturalmente il biodiritto si incaricherà a sua volta poi di approfondire questa questione, vedendo come poter adattare e interpretare le nostre esigenze, i nostri bisogni compatibilmente. Ecco, io vi confesso che trovo molto affascinante questo studio che voi state intraprendendo, perché la dialettica tra etica e diritto è proprio ciò su cui si gioca il nostro destino. Il tema della giustizia, che mi sta particolarmente a cuore, giustizia nei confronti dell'uomo, nei confronti dell'ambiente, nei confronti degli animali, è una delle grandi sfide. Niente, se volete possiamo approfondire un po' questo aspetto, perché la giustizia è uno dei principi a cui la bioetica si ispira, però è un principio che noi dovremmo indagare, perché la giustizia in quanto tale è una nozione confusa. E credo di citare un autore che vi è caro, Chaim Perelman. Perelman scrive delle pagine assolutamente straordinarie, gli scritti sulla giustizia, tra l'altro proprio tradotti da Guida, l'editore Guida. E quindi questi suoi studi sulla giustizia sono fondamentali. Cioè, Perelman ci fa capire che nozione confusa significa una nozione molto complessa, una nozione polisemica, è una nozione che ha molti significati. Quindi, quando noi diciamo che è una nozione confusa, intendiamo dire che dobbiamo esplorare e avere il coraggio di farlo con estrema audacia e chiarezza i vari significati che la nozione può assumere, perché nelle grandi dispute bioetiche, non solo, molto spesso noi non facciamo quello che è il passo veramente fondamentale, direi preliminare, e cioè chiedere al mio interlocutore qual è il significato che tu dai a questo concetto che adoperi, la giustizia. Cosa intendi per giustizia? E allora tu potrai scoprire che la sua idea di giustizia è molto diversa dalla tua, che quindi non è in malafede, come magari tu pensi, perché lotta contro la tua idea, ma semplicemente legata a una nozione. Non so, lui ha un'idea di giustizia che è legata all'idea di merito, e tu hai un'idea di giustizia che è legata all'idea di bisogno. Finché non vi chiarirete, voi continuerete a lottare spaventosamente, menandovi colpi all'impazzata, quando invece dovevate semplicemente chiarirvi e dire: io intendo questo, e poi, ecco, su questa base, che è la base della ragionevolezza argomentativa, Chaim Perelman, insieme al grande teorico dell'argomentazione, ecco, noi dovremmo effettivamente accingerci a questo dialogo, che ci dovrebbe portare anche a dei risultati, insomma, speriamo. Scusate, io credo di aver veramente ceduto, Assolutamente no. Assolutamente no. Io di stare con voi l'ho avuto, se poi se è condiviso non posso chiedere di meglio. Bene. Siamo stati tutti molto contenti e almeno estasiati, mi auguro anche i ragazzi, come normalmente avviene nelle lezioni appunto che tiene la professoressa Battaglia quando si parla di bioetica. Io c'è ancora un po' di disponibilità di tempo, aprirei un breve dibattito, qualche domanda che i ragazzi possono voler fare, come normalmente avviene, e quindi aprirei, se c'è disponibilità di tempo ovviamente del relatore, questo breve dibattito. I ragazzi che sono a casa possono, ovviamente, come sempre. Va bene. I ragazzi normalmente a casa possono prenotarsi via alzata di mano, e invece in aula ovviamente ci sarete voi. Ragazzi, mi sembra che siano tutti partecipi. Ma io la sento, Io la sento. Comunque, perché ci siamo. Però forse non la sentono da casa. Sì, per correttezza. Sì, ok. Grazie. Dicevo, sono contenta, molto contenta di aver parlato di Jonas, e la frase che mi è risuonata nella mente questo breve discorso che lei ha fatto è che l'idea dell'uomo
è tale da erigere, da esigere, chiedo scusa, la presenza delle sue incarnazioni nel mondo. Ed è la frase che io ho portato appunto, come le ho detto prima, alla maturità per parlare appunto di, non proprio di bioetica, ma comunque di futuro, di, delle nuove generazioni, ecco. Sì, qui è forte. No, volevo, era giusto un'affermazione. Volevo raccogliere un po' di interventi, di domande. Sì. Io mi auguro che ci sia. Io tra l'altro devo dire, mi scuso molto perché non ho fatto quello che avrei dovuto, e, cioè ad esempio delinearvi quelli che erano, non so, mi viene in mente i principali indirizzi della bioetica ambientale, ecologia profonda, ecologia di superficie, spiegare un po'. Anche, oppure anche il tema della cura, come ad esempio anche nell'ambito del cristianesimo, l'ecoteologia, si entra. Niente, mi scuso molto perché poi sono stata. Ecco, sì, prego. Sì, prego. Allora mi sì. Primo. C'è una domanda da. Ah, ci sono ancora gli studenti. Allora, prego, professore, può intervenire. C'è una richiesta a distanza di Gianluca Montanari Vergallo, voi che forse vuole intervenire. Grazie, non vorrei sottrarre spazio agli studenti però, anche perché temo che la risposta sarà lunga, lo dico. Metti le mani avanti, va bene. Faccio una domanda un po' complicata a quest'ora, però per me è stato un momento, una gioia, e ringrazio la professoressa Caggiano della, di aver organizzato un seminario così interessante. E non so, non credo che mi capiteranno altre occasioni di sentire parlare di bioetica dell'ambiente a un livello così alto, una relatrice così autorevole, quindi io una domanda la vorrei fare. E spero di non togliere tempo, spazio alle domande dei ragazzi. Dunque, immaginando che ci sia in futuro una situazione per cui per tutelare l'ambiente, per tutelare noi stessi e le future generazioni, lo si possa fare, ma a patto di un drastico cambiamento di stili di vita, a patto di rinunce a nostro carico, a carico dei nostri figli, ma già nell'immediato, sono dei figli già nati. Le impostazioni bioetiche, perché prima ho sentito parlare di utilitarismo, che poi è individualistico, collettivistico, e poi ci sono altre impostazioni bioetiche, le varie impostazioni bioetiche, come risponderebbero, a che conclusioni arriverebbero e con quali motivi, riguardo alla scelta se sia etico accettare, sopportare un sacrificio noi nell'interesse di qualcuno, in parte nell'immediato interesse nostro, ma che ne riceviamo anche un limite, un danno sostanzialmente, un cambiamento di una. Cambiamento di stile di vita nell'esclusivo interesse di generazioni future, che non riceveranno quel danno, è soltanto il beneficio. C'è qualche altro intervento? La professoressa preferisce raccoglierli e poi, diciamo, rispondere con un intervento conclusivo. Anita, c'è uno studente qui in aula. Prego, prego, prima lo studente. Ragazzi, presentatevi sempre quando intervenite. Dei vari principi. E parliamo della dignità degli animali, di come li vediamo come soggetti, cosa intendiamo quando parliamo di agenti e pazienti, e poi se anche dal punto di vista anche emotivo, nel senso che l'animale può essere un agente anche dal punto di vista emotivo nei confronti dell'umano.
cioè, non so se mi posso spiegare, ad esempio, il cane domestico può rivoluzionare la vita di un umano cambiando proprio emotivamente, quindi può essere anche visto come agente, anche sotto questo... Prego, Anita. Sì, grazie Emiliano. E, innanzitutto ringrazio la professoressa Battaglia per la relazione assolutamente molto bella, interessante e ricca di spunti. E tra questi io pensavo proprio a quelli relativi appunto agli animali, quindi mi ricollego anche a quello che diceva il nostro studente poco fa, che mi ha anticipato, perché più volte a lezione, anzitutto con la professoressa e poi nei nostri seminari, abbiamo parlato degli animali, del diritto degli animali, se gli animali possono essere considerati soggetti di diritto. E quindi quando lei parlava della frontiera della specie e dei doveri rispetto agli animali, della necessità di riconoscere gli animali come soggetti degni di considerazione, e mi chiedevo, ma questa considerazione che assolutamente ritengo necessaria nei confronti degli animali, che in parte è già giuridicamente riconosciuta, il fatto che si parli degli animali come esseri senzienti è già così nella norma, nell'articolo 13 del Trattato di Lisbona, ma occorrerebbe secondo lei andare oltre questa prospettiva dal punto di vista etico e giuridico e quindi arrivare a riconoscere gli animali come soggetti di diritto, oppure per evitare la tendenza di cui lei parlava di antropomorfizzare gli animali, quelli più vicini a noi, quindi questa tendenza a voler considerare necessariamente gli animali troppo vicini, diciamo così, alla specie umana, e invece considerare, ma nel senso di valorizzare le differenze tra le specie e quindi individuare una categoria diversa dal punto di vista giuridico rispetto alla soggettività che possa riguardare gli animali, tenendo in considerazione appunto le differenze tra gli esseri umani e gli animali. Quindi se sia possibile andare oltre, quindi riconoscere gli animali dei veri e propri diritti come situazioni giuridiche di vantaggio, e se questi diritti però debbano essere riconosciuti agli animali come soggetti di diritto al pari degli esseri umani o in maniera diversa, sebbene chiaramente in una considerazione e in una prospettiva di valorizzazione chiaramente dell'animale e delle sue caratteristiche. Grazie. C'è poi la studentessa Rosa Fezza che ha alzato la mano da casa online. Prego, può intervenire. Sì, salve, buongiorno. Mi sentite? Sì. La sentiamo. Sì. Non la vediamo, ma la salve. Sentiamo. La vediamo. Salve, sì. Salve. Allora, una mia domanda era, diciamo, per quanto riguarda la morale, lo sviluppo, la tecnologia, diciamo, è giusto fare gli esperimenti sugli animali per favorire tutto ciò, per favorire comunque uno sviluppo umano? Cioè, diciamo, non stiamo intraprendendo una strada contro l'etica, a creare danno, diciamo. Ma la domanda esatta, ho capito che era sulla sperimentazione, ma quello che chiedeva... Ci vuole ripetere la domanda, non si è capito benissimo. Sì, diciamo è giusto fare gli esperimenti sugli animali, diciamo, non intraprendiamo in questo modo una strada contro la morale. Ecco, cioè la questione etica della sperimentazione degli animali, perfetto. Credo che possa anche già... Sono delle questioni... benissimo, ce ne sono ancora? C'è qualche altro intervento o diamo la parola alla professoressa Battaglia? Direi di dare la parola alla professoressa Battaglia, penso ci sono abbastanza domande all'attivo. C'è Ok, allora c'è Paola Grimaldi che fa un ultimo intervento e poi diamo la parola alla sì, professoressa. Io mi sono riservata proprio come ultimo intervento, proprio per dare spazio agli studenti e agli altri che ci ascoltano da remoto e che ci vedono da remoto. Allora, io innanzitutto è doveroso salutare la professoressa Battaglia, perché io ho l'onore, devo dire, di collaborare con la professoressa ormai dal 2018 sulla cattedra di bioetica, e devo dire, prendo veramente a prestito quello che ha detto la professoressa Gaggiano, la professoressa Battaglia ha questa capacità di estasiare chi l'ascolta, perché io... ogni volta che vado via da un seminario, ma anche semplicemente da una chiacchierata con la professoressa Battaglia, me ne vado con mille curiosità, mille domande veramente, e tant'è vero che oggi, vedi, ho preso ancora tanti appunti
Allora, io più che altro, a parte avrei tantissime domande da fare alla professoressa, in questo momento in particolare mi sto occupando di economia circolare e avrei anche domande in merito al via dell'economia circolare per quanto riguarda anche l'ingegneria genetica, ad esempio nel campo dei maltrattamenti genetici degli animali, di cui tanto si sta parlando in questo momento. Però rimanendo proprio in materia di economia circolare, diciamo anche a causa dell'emergenza pandemica siamo diventati sempre più consapevoli della necessità di puntare su una seria politica dell'ambiente, anche secondo lo spirito che emerge dal nuovo piano di azione per l'economia circolare lanciato dalla Commissione europea nell'ambito del Green Deal. E in particolare, appunto, proprio l'economia circolare oggi credo che rientri tra le priorità perché, come ben sappiamo, le risorse sul pianeta non sono infinite e noi invece le stiamo sprecando. Quindi mi riporto all'etica della responsabilità di cui ci parlava la professoressa e nel caso specifico quello che emerge credo sia proprio l'esigenza di una produzione responsabile e di un consumo responsabile. Ora la mia domanda è questa. L'economia circolare comunque rientra tra quelle nuove frontiere di giustizia di cui ci parla Marta Nussbaum, quindi ricollegandomi anche all'ultimo passaggio che la professoressa Battaglia ha fatto proprio sul concetto di giustizia. Grazie. Prego, professoressa. Benissimo, ecco allora, vediamo di... Ecco, la prima domanda che riguardava Jonas, me la vuole ripetere perché non l'ho notata, abbia pazienza. Sì, me la ripeta, che così penso sia utile perché non l'ho annotata, abbia pazienza, le creature dell'uomo. Il l'uomo che vale da esigere la presenza delle tue incarnazioni nel mondo. Ecco, questo, vedete, è un tema straordinariamente importante perché Jonas ha l'idea che l'uomo non è creatore ma è creatura e quindi ciò significa che deve essere fedele alla sua natura e la natura che Dio gli ha dato. Qui c'è una profonda ispirazione religiosa nella sua etica che poi si colora anche del pessimismo che abbiamo evocato, perché quello che Jonas teme è che invece l'uomo manipoli se stesso e che tradisca la sua natura. Qui nel dibattito bioetico, per così illustrarvi un pochino, molto velocemente, due posizioni veramente antitetiche nei confronti del rispetto e del rapporto con la nostra natura, con la natura umana. Quella di Jonas è certamente quella che esprime l'esigenza della fedeltà alla nostra natura umana. Questa natura ci è stata data, noi non siamo gli artefici della nostra natura e quindi noi dobbiamo far sì che questa natura si mantenga e proprio nel senso direi di una visione fissista, ecco, della natura, perché noi siamo creature e non potremo mai essere creatori. L'altra visione alternativa è la visione di Engelhardt, se volete vi faccio lo spelling, è un autore molto importante, Engelhardt. Engelhardt, Tristram Engelhardt, anche di lui in italiano abbiamo un'opera fondamentale che è il manuale di bioetica, e in cui la visione della natura umana è molto diversa, perché è invece legata all'evoluzionismo. Per Engelhardt, rispettare la natura umana è un'espressione che deve essere interrogata, cioè in realtà noi oggi siamo in grado di modificare questa natura e non soltanto questa possibilità non dovremmo negarcela, ma anzi dovremmo potenziarla. Perché? Perché noi potremmo diventare gli architetti della nostra natura. Allora qui vedete, è molto interessante gli argomenti che vengono adotti
dall'uno e dall'altro, perché poi quello che conta sono gli argomenti. Quello di Jonas, come abbiamo detto, è l'invito alla paura, alla prudenza, non manipolare la tua natura, perché tu non puoi presumere di fare il meglio, perché tu non sei Dio, mai lo sarai, tu dovrai invece questa natura di creatura mantenerla nelle sue varie espressioni. L'altra espressione invece è che la tecnologia ci può aiutare a migliorare la natura, in un duplice senso, migliorarla nel senso di evitare le malattie, quindi soccorrere anche soggetti che grazie alla tecnologia potrebbero non essere più malati, potrebbero non soffrire. Quindi diciamo che questa è un po' la visione più aggiornata dell'utilitarismo filosofico, la riduzione delle sofferenze. Dall'altro però anche diciamo la prospettiva del transumanesimo o del postumanesimo, come voi preferite, cioè il potenziamento di quelle che sono le nostre capacità. Quindi il dibattito bioetico è apertissimo in due posizioni che sono assolutamente antitetiche, e lo volevo segnalare perché i due autori, io li metto a confronto in questo testo, se qualcuno non voglia, se lo vuole leggere, perché io ritengo che c'è una e unilateralità in entrambi, l'eccesso secondo me di questa paura che blocca ogni invenzione, e dall'altro questa visione di Engelhardt invece improntata ad un ottimismo tecnologico che io ritengo francamente sia eccessivo, ecco, e quindi voi valutate, ecco, perché questa è la mia, è una mia sintesi veloce delle due posizioni. Io sono fedele ad esempio ad una visione che è quella di Habermas nel futuro della natura umana, ecco. Habermas, scritto ovviamente H-A-B-E-R-M-S, Habermas, il futuro della natura umana, mi sembra che la sua posizione sia una posizione, diciamo, di ragionevolezza tra le due, perché invita certamente alla prudenza, ma questa prudenza non è una prudenza che blocca ogni tipo di iniziativa, e d'altra parte mette anche molto in guardia da sperimentazioni avventate che, essendo irreversibili, potrebbero anche ritorcersi contro di noi. Professor Montanari, drastico cambiamento di stile di vita. Ecco, le varie impostazioni bioetiche, qui il discorso è molto ampio. Io qui in un capitolo che si chiama Paradigmi etici e modi dell'abitare, ecco, evidenzio come diverse impostazioni filosofiche diano vita a diversi programmi, ecco, i paradigmi etici e l'abitare la terra, in estrema sintesi. L'etica, come l'abbiamo, diciamo, la visione antropocentrica da cui noi proveniamo, la possiamo identificare anche con la cosiddetta etica della frontiera, no? L'etica della frontiera, come voi tutti sapete, è l'etica del colono che vuole civilizzare la natura perché è convinto che questa sia la missione che Dio gli ha dato, e la wilderness è qualcosa di selvaggio che deve essere addomesticato, e quindi l'uomo deve civilizzare la natura. A questo punto, e qui poi l'ideale che è stato Bacognano, l'uomo e la natura sono due enti in lotta, in conflitto, e in conflitto perenne. Quindi questa è la classica visione antropocentrica che autorizza l'uomo ad abitare la terra, ma ad abitare come siamo stati abituati a farlo, quindi senza porsi dei problemi eccessivi, se non quelli eventualmente di una prudenza che dice evitare di saccheggiare troppo, perché questo potrebbe ritorcersi contro di noi. La seconda posizione è l'etica dei limiti, è quella che noi troviamo ad esempio espressa nell'ecologia moderata, la shallow ecology, è quella che troviamo espresso anche per stare nell'ambito degli studi più canonici, il Club di Roma, i limiti allo sviluppo, è quella che dice: nello stesso interesse dell'uomo, noi dobbiamo darci dei limiti perché le risorse della terra non sono infinite, non tutte sono rinnovabili, e quindi è proprio la nostra stessa prudenza e ragionevolezza che dovrebbe invitarci alla moderazione. Posizione estremamente ragionevole, che è anche però una posizione che
per carità, se fosse effettivamente perseguita darebbe comunque dei risultati che io però trovo ancora, scusatemi, non pienamente appagante, perché la terza è quella che io difendo, che è il tema della preservazione della natura, che è un passo avanti significativo, non si identifica necessariamente con le posizioni della deep ecology, dell'ecologia profonda, ma è esemplata da autori che dicono: noi non dobbiamo semplicemente limitare i nostri interventi, ma dobbiamo anche, ecco, favorire la resilienza, dobbiamo anche dare alla natura, in termini di giustizia ambientale, sono sempre più numerosi gli studi di giustizia ambientale che si stanno susseguendo, che sono proprio anche di risarcimento alla natura di quello che noi le abbiamo sottratto, e che soprattutto sottolineano i buoni motivi che noi avremo e dovremo sentire per preservare la natura. Preservare vuol dire proprio mantenere possibilmente nella loro integrità quelle che sono le risorse. Anche qui però, ripeto, sempre nei limiti del possibile, sempre nei limiti del ragionevole, non è che ci si chiedono delle rinunce spaventose, si dice soltanto di preservare. Cosa significa? Significa avere veramente, ecco, l'etica del rispetto, il riconoscimento del valore intrinseco degli enti di natura. Questo è il punto di svolta che secondo me dobbiamo compiere. Indipendentemente dalla nostra presenza, anche se per noi è molto difficile questa operazione mentale di decentramento, noi dovremmo sapere che i valori rappresentati dall'ambiente e dagli enti di natura dovrebbero valere anche indipendentemente dalla nostra presenza. Capisco che è difficile, perché è uno sforzo di immaginazione assolutamente considerevole, ma forse è quello verso cui noi ci dovremmo avviare. Ci sono poi delle buonissime ragioni per dire che la preservazione dei beni naturali può rispondere a tanti nostri bisogni, che sono bisogni conoscitivi, ludici, estetici, più diversi. Quindi la terza posizione, secondo me, che è ancora in via di consolidamento, è quella che io sto preconizzando, perché è quella veramente di una etica della responsabilità non generica e di un rispetto della natura. Ecco, poi la sua domanda sugli animali, è vero, quello che lei, l'esempio che ha fatto, è l'esempio, diciamo, della pet therapy, potremmo dire, degli animali che sono agenti e non soltanto pazienti. Io naturalmente nella mia distinzione mi ero limitata semplicemente a identificare una responsabilità morale che noi abbiamo nei confronti di soggetti che sono alla nostra mercé e che quindi sono alla nostra disposizione come gli animali. Lei ha fatto un esempio molto interessante, di cui io mi sono occupata, perché ho anche diretto dei corsi, dei master in pet therapy. Ora, pet therapy è un'espressione generica che sta a coprire sia l'impiego, la valore terapeutico degli animali, che le attività didattiche con gli animali. Quando io adopero il termine impiego, in realtà dovrei dire a me stessa collaborazione, perché questo è quello che io auspico. La pet therapy, genericamente intesa, è attualmente per me l'unica forma di vera valorizzazione degli animali e delle loro capacità. Cioè l'animale è un agente, è un partner dell'uomo, perché una pet therapy correttamente praticata valorizza le sue capacità di empatia e le valorizza in maniera tale che un animale può essere soddisfatto, naturalmente non qualunque animale. Non a caso quello che si chiede per una impostazione bioetica della pet therapy è proprio la selezione degli animali che dimostrino di avere queste capacità, ma è proprio in base all'approccio delle capacità di Martha Nussbaum, a cui richiamava la professoressa Grimaldi, che io mi baso su questo. Noi dovremmo sempre più valorizzare le capacità degli animali per avviare un vero rapporto di rispetto e di collaborazione con loro. Capite? Ecco, che significa che dovremmo anche rivedere completamente la nostra idea della domesticazione, perché per ora la domesticazione è stata quella che è servita a noi, sfruttando loro.
forse dovrebbe essere venire il momento. Questo, pensate, lo auspicava un autore come Jules Michelet, il grande storico, che diceva che l'uomo dovrebbe finalmente venire il momento, lui parlava di un diritto del mare, il primo che ha parlato di un diritto del mare nell'Ottocento, stiamo parlando di Jules Michelet, il quale appunto dice che dobbiamo nei confronti della natura e nei confronti degli animali cambiare completamente, cioè valorizzare le loro competenze, stabilire quindi un rapporto di collaborazione. È difficile, sì. Ecco, la questione dei diritti degli animali, come sia, e qui è un discorso molto complesso che io mi auguro poi potremo fare con maggiore agio e approfondimento in un prossimo incontro, perché io devo dire, ecco, per spiegare perché io mi appassiono, io in realtà quando faccio lezione in realtà mi diverto, non, scusate, questo è questo il, spero che poi la cosa sia condivisa, non pretendo così tanto, però credo che il segreto poi sia proprio quello che quando c'è un argomento che ti appassiona, un po' questo si comunica, va bene, niente. E allora la questione dei diritti animali è enorme questione che a seconda poi naturalmente, tanto per semplificare, delle diverse tipologie, tanto per ultra semplificare, animali familiari, animali da reddito e animali selvatici, eccetera, si colora diversamente e noi potremmo e dovremmo parlare sempre più accuratamente di diritti che noi dobbiamo, o se preferite anche doveri diretti, perché vedete, nello stesso ambito della filosofia animalista è molto discusso il discorso che noi dobbiamo necessariamente attribuire dei diritti. Peter Singer, ad esempio, ritiene che sia pura retorica attribuire dei diritti. Io personalmente ritengo che invece la strada dei diritti valga sempre la pena di percorrerla. Però è importante in ogni caso dire, io riconosco di avere dei doveri diretti verso di te. Allora, dovere diretto verso l'animale familiare. Io vi sorprenderò, ma non parlerei di diritti, ma parlerei di cura. Il paradigma della cura è il paradigma che secondo me è più appropriato sia per gli animali familiari, quelli con cui noi intratteniamo un rapporto, perché lì è diretto, tra l'altro sempre Habermas lo spiega meravigliosamente proprio dicendo che l'animale familiare entrando nella nostra vita diventa un membro della nostra famiglia e quindi si affida alle nostre cure ed è un animale familiare perché si fida di noi e ci chiede la cura, anche se ce la chiede non verbalmente, ma noi gliela dobbiamo dare. Quindi quella cura è la più diretta e semplice. Può essere sorprendente impiegare il paradigma della cura nei confronti degli animali da reddito, perché uno dice ma come? Gli animali da reddito, cioè gli animali destinati all'alimentazione, gli animali destinati alla sperimentazione, in che senso possiamo prenderci cura di loro? Questo richiederebbe un discorso molto più ampio, io cerco di sintetizzarlo. C'è un settore della bioetica che si chiama etica della biocultura, etica della biocultura, che proprio si occupa specificamente degli animali che vengono allevati ai nostri fini, biocultura, cioè gli animali che non vivrebbero se noi non li chiamassimo alla vita. Allora, la cosa singolare è che nei confronti degli animali di questo tipo, pensiamo agli animali da carne, ecco, noi abbiamo una strana, singolare sentimento di irresponsabilità. Cioè, è come se dessimo per scontato che la loro esistenza fosse giustificata dal fatto che noi ce ne cibiamo, ce ne serviamo. È tutto il contrario. Tu li chiami alla vita e quindi ha una responsabilità in relazione al fatto di chiamargli alla vita e a chiederti se quella vita è per loro un beneficio. Questo è un punto su cui riflettere lungamente. Perché quando io dico ti do la vita, presuppongo che questo sia un beneficio. La domanda è: è un beneficio per un animale nell'allevamento intensivo la sua vita? Non so se l'avete mai visto gli allevamenti intensivi, ma sarebbe veramente singolare che qualcuno di noi dicesse di sì, perché è una vita di spaventosa sofferenza e di negazione di tutto quello che sono i loro criteri. Allora, ritornando a cosa significa un'etica della responsabilità e della cura nei confronti di questi animali? Significa che io, se voglio usarli come li uso, io devo garantire loro delle condizioni di benessere e quindi devo
chiaramente abolire gli allevamenti intensivi, c'è poco da dire, su questo non ci piove, ci si arriverà con molta fatica, ma ci si arriverà, perché non è eticamente concepibile che io chiami alla vita un animale e mi serva della sua vita e dei suoi prodotti senza dargli nulla in cambio. L'etica della biocultura dice semplicemente: se tu chiami un animale alla vita per i tuoi fini, tu sei più responsabile e non meno responsabile. E quindi tu devi garantire a questi animali delle condizioni almeno minime di benessere. Questo è, mi sembra un ragionamento di una semplicità assoluta, però noi non siamo in grado di farlo perché pensiamo che noi non abbiamo alcun tipo di dovere nei confronti di questi animali, perché già gli diamo la vita e tanto basta. Ma quale vita gli diamo? Terzo, gli animali liberi, e la nostra cura cosa dovrebbe essere? Mantenerli in libertà, l'etica della non interferenza, e quindi preservare il più possibile il loro habitat. Quindi vedete, il paradigma della cura inteso in questo modo si può applicare a questi tre diversi categorie di animali, tipologie, eccetera. L'etica della sperimentazione, anche qua c'è tutto un intero capitolo, è una questione straordinariamente complessa che io divido in due filoni, e cioè l'etica della sperimentazione possiamo intenderla come un'etica che accetta la sperimentazione in quanto lecita, perché il nostro Stato così chiede, e anche la comunità europea ancora per molti aspetti esige che si faccia una sperimentazione sugli animali. Quindi una buona etica della sperimentazione a quali criteri dovrebbe obbedire? Ai principi delle tre R, i famosi principi che sono riduzione, raffinamento e rimpiazzamento, e cioè dovrebbe sempre più rimpiazzare ove possibile gli animali, dovrebbe raffinare le procedure, e quindi allora le tre R. Però accanto a questa, che è l'etica dei limiti, diciamo del bravo sperimentatore, c'è un'altra posizione che dice: no, io non ritengo che sia lecita la sperimentazione sugli animali, ed è la via dell'obiezione di coscienza. Ecco, forse non tutti sapete che nel nostro paese c'è una legge del 1993 che dice che ogni cittadino italiano può fare obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. E questa è una cosa, è una delle obiezioni, delle tre obiezioni di coscienza del nostro paese. La prima quella del servizio militare, la seconda, notissima, dell'obiezione di coscienza, l'interruzione di gravidanza, la terza, quasi ignota ai più, se l'obiezione di coscienza è la sperimentazione animale, misteriosamente ignota ai più. E io sempre mi interrogo sul mistero di questa ignoranza, che tanto mistero non è, consentitemi di dirlo, perché credo ci siano degli interessi potentissimi in gioco, perché stranamente nelle facoltà in cui questa legge chiedeva che venissero predisposti dei moduli in cui tutti gli studenti che si iscrivevano alle varie facoltà fossero informati di questa possibilità, questi moduli misteriosamente non sono mai comparsi. E allora io ho fatto proprio un'apposita ricerca, ho visto che mai erano stati predisposti come la legge imponeva, e tantomeno sono stati attivati gli insegnamenti di metodologie alternative. Stiamo parlando del 1993, perché gli insegnamenti di metodologie alternative avrebbero dovuto consentire agli studenti che per i loro motivi etici, religiosi, eccetera, non volevano sperimentare sugli animali, di fare però delle attività di ricerca aperte. E ora nel nostro paese questo non è mai stato fatto. E allora, scusate, qui è un deficit di democrazia, non so come chiamarlo, non voglio aprire questo, fare una polemica, però certamente una riflessione si impone, perché noi, dimenticando, ignorando colpevolmente questa legge, abbiamo impedito a tanti giovani che avrebbero potuto manifestare quelli che erano i loro valori e anche aprire delle strade di ricerca. Quando io mi sento dire: ma le metodologie alternative non esistono, e dico: ma voi cosa avete fatto
per attivarle o per potenziarle. Finché non si creano delle cattedre, è chiaro che una persona è abbandonata a se stesso. Io molte volte mi sono sentita dire, io ne sarei molto felice di farlo, ma non mi è possibile perché non so a chi rivolgermi. Va bene, e allora anche su questo meditiamo. Economia circolare, e maltrattamenti agli animali, qui si apre un'enorme questione sui maltrattamenti agli animali, ingegneria genetica, anche qui ho scritto, pensate soltanto, se l'avete sentito, il discorso del cuore, il cuore animale, il cuore che è stato trapiantato nel... Esatto, ingegnerizzato naturalmente, quindi salutato come una grandissima conquista della scienza, devo dire che io sentivo che in questa operazione qualche cosa mi turbava e l'ho espressa anche dicendo... Cos'è il problema? Il problema è che mancano i cuori, che la donazione non è entrata ancora nella nostra cultura e questo è spaventoso. E perché? Dobbiamo rivolgerci agli animali come donatori, poi donatori, se siamo seri la donazione non può essere questa, non è il prelievo di un organo, ma la donazione è un gesto di generosità. I filosofi dicono supererogatorio, cioè un gesto che non è richiesto né dalla morale né dal diritto, è un gesto di generosità, è un gesto di eccedenza. Quindi dire donazione di un organo da parte di un animale è un controsenso. Però dicevo, ma scusate, ma anziché insistere sul fatto della donazione degli organi nella nostra specie, noi andiamo a fare qualcosa che disturba ed è anche dal punto di vista scientifico estremamente ancora pericoloso, come si teme, com'è, e poi il risultato qual è stato? Che poi vedete nel giro di 2 mesi la persona è morta, è stata una sperimentazione estrema. Io ho detto successo scientifico, punto interrogativo, certo un fallimento etico, è così che io lo sento, perché è un fallimento etico, o no? Se tu ricorri al cuore di un maiale ingegnerizzato vuol dire che non c'è una generosità tra di noi per i nostri fratelli umani. Siamo arrivati a questo discorso sulla donazione di una rilevanza bioetica straordinaria, eccetera, e tutto. Ora, quindi io ti ringrazio moltissimo per aver posto il problema. Di economia circolare parleremo nel prossimo Festival di Bioetica, quest'anno sempre a Santa Margherita, sarebbe bello, ma credo, non lo so, però se vogliono fare un viaggio a Santa Margherita, mica male come vacanza, 27-28 agosto, si parlerà del tema della responsabilità. E quindi tutte le cose e altre che diremo, che abbiamo detto oggi, uomo, natura, animali, perché la bioetica è proprio questa. Questa è la circolarità che noi vogliamo e questa è la salute unica di cui noi siamo andati in cerca. Va bene? Grazie. Bene, direi a questo punto di salutare la professoressa Battaglia. Anche in chat sono arrivate delle risposte da parte della nostra studentessa Rosa Fezza, che dice che è stata una bellissima lezione, che le è servita per introdurre una giusta filosofia e un corretto ragionamento su vari aspetti. E penso sia la conclusione migliore come dello stimolo che questa lezione ha dato a tutti noi. Io vorrei da ultimo avvisare, diciamo, ricordare agli studenti qual era il senso di questa lezione, che è stato perfettamente rispettato, darvi l'idea del binario, di un altro binario di ragionamento che è molto spesso prodromico a quello giuridico, che è appunto quello dell'etica, sul quale ci interroghiamo. E tante categorie che noi abbiamo studiato, adesso le rivediamo, le abbiamo riviste diverse spoglie nell'ambito etico. Questo però non significa che, proprio nel senso nel senso prodromico, i discorsi che adesso si muovono possano appunto creare dei dispositivi giuridici domani, e quindi mi rivolgo ai giuristi, ma in generale a tutti gli studenti, queste riflessioni le portiamo dentro per migliorare quello che sarà il nostro futuro. Quindi alla fine tutti quanti torniamo a casa o restiamo a casa
con dei grossi spunti, dei grossi consigli di lettura che diciamo abbiamo provato a mettere in chat a tutti i ragazzi e sicuramente con dei nuovi stimoli di riflessione che sono importanti per noi. Da ultimo volevo condividere con i ragazzi, perché questo è importante, il Comitato Nazionale di Bioetica ha tra le sue funzioni fondamentali quello di indicare dei pareri, delle emozioni, ci sono molti documenti anche sul Covid-19. Allora è importante, questo risponde proprio all'idea di quello che deve essere la funzione della bioetica all'interno della formazione del cittadino e di noi come di noi giuristi e futuri giuristi e futuri economisti. Quindi ci sono qui tutti i pareri che potete leggere a seconda del vostro interesse, ve ne sono molti anche ovviamente sulla sperimentazione. E questo deve essere tra i tantissimi di questa giornata il lascito che dobbiamo avere della costante attenzione a queste tematiche per sviluppare il nostro senso critico. Da ultimo dico che vorrei dire che i ragazzi, anche lo vedo anche nell'altro ciclo delle lezioni, le lezioni magistrali, sono sempre molto interessati a questi discorsi, ai discorsi più ampi di sistema e di proiezione verso il futuro, forse perché in questo momento mancano alcuni punti di riferimento. Quindi anche in questo caso sono particolarmente grata alla professoressa Battaglia per aver continuato ad alimentare questo discorso, del quale vedo che i ragazzi, i nostri studenti, hanno sempre più bisogno e dimostrano sempre interesse. Quindi salutiamo ancora una volta la professoressa Battaglia. Grazie a voi, è stato un piacere. Per il bell'intervento, e noi ci rivedremo sicuramente con altri eventi in materia di bioetica e poi chiedo ad Emiliano quali saranno invece i prossimi. Sono molto contenta. È stato un piacere, molto simpatico. Forse meglio ancora, non so.